nasce come melodia, nasci come melodia, poi diventi armonia, stai con me tutta la vita. Prendi il treno all'aeroporto per volare sulla vetta. Cos'è così speciale questo viaggio senza testa? Mi perdo tra la gente, ma la gente non la vedo. Tra la gente cerco te, intanto fuori c'è il sole. Lascio, prendo questo diavolo fino a bestemmiare. La mia fedia scappa via, la notte sta per arrivare. La mia fedia corre via, così anch'io vorrei scappare. La mia fedia vola via, la notte non può finire. La mia fedia scappa via, non ha paura di morire. Partiamo subito, che racconti un fatto? Io devo raccontare un fatto? Direi di sì. Un fatto che mi riguarda, oppure generale, qualsiasi fatto. Generale. Un fatto. Qualsiasi. Vi racconto un fatto che sta succedendo in questi giorni, perché è un fatto recente. Ok. E un giorno è venuto mio figlio Andrea, che fa l'attore anche lui, il quale mi ha proposto, dice: senti papà, perché non facciamo delle piccole cose, io ti chiedo delle piccole cose della tua vita e tu me le racconti, ma devono essere brevissime, di pochi minuti, 3 minuti l'uno. Io ti faccio una domanda, tu mi fai una risposta e le mandiamo su Facebook, in modo che così tutta Italia le possa vedere queste cose. E io gli ho detto: e cosa gliene frega a tutta Italia delle cose mie? Perché tu non sai che invece quando uno racconta qualcosa la gente si interessa sempre anche dei fatti della gente, no? E quindi potrebbe diventare un appuntamento fisso, potrebbe diventare una cosa piacevole, gradevole. Boh, dice, proviamo. E così è stato. Lui è arrivato una mattina con la telecamera, col telefonino. Eravamo nel giardino, c'è un parco davanti a casa mia, in questo parco ci siamo seduti là e lui mi ha fatto una domanda banalissima che riguarda la mia vita di attore, e io gli ho risposto come gli risponde un vecchio attore un po' anche suonato, che certe cose che non sa, soprattutto i termini che si usano oggi per parlare, perché se non sei informato sulle cose web, treb, il cic, diventa tutto molto complicato. E lui mi faceva delle domande di questo tipo apposta per me rendermele ancora più complicate, perché io in materia, come tutte le persone della mia età, non sono informato, sono rimasto indietro. E faccio una grande fatica a recuperare, anzi non è tanto fatica, perché fortunatamente la testa mi funziona ancora, è proprio poca voglia di applicazione, di mettersi lì a studiare. Di aggiornarsi. Sì, di aggiornarmi, soprattutto perché io vedo i bambini piccolissimi, 2 anni, 3 anni, che già lavorano con i computer, con i telefoni, eccetera, eccetera. E quindi mi sento non indietro, troppo avanti, capito? Ecco, questo è il fatto. E allora abbiamo fatto la prova di fare questa registrazione. Lui l'ha mandata su Facebook. Sono arrivate centinaia e centinaia di telefonate di consenso. Ma centinaia. Ho detto, ma com'è possibile una cosa così semplice, una cosa così... Facciamone degli altri. E ne abbiamo fatte delle altre appuntamenti. Morale, siamo credo alla 15ª puntata, quindi il 15° lunedì, e tutti i lunedì puntualmente alle 6 va in onda questa cosa che si chiama Il Lunedì di Pippo. E lui mi fa le domande più disparate, più strane. Per esempio mi chiede
quali sono i registi con i quali mi sono trovato meglio, di lavoro, se ho perso la testa per qualche ballerina, tutte domande di questo tipo, e io rispondo come so rispondere, cioè quello che so, quello che mi è successo, quello che mi è capitato. E la gente è curiosa, gli piace queste cose, perché dai commenti, mentre prima le prime telefonate erano soltanto un consenso a quello che facevamo, adesso invece ci sono proprio c'è la conferma, perché mi fanno delle domande. Nella carriera cinematografica di Pippo Santanastaso, tantissime partecipazioni a film, ha lavorato con tantissimi attori. Con tutti, con tutti quanti quelli, gli attori di quel periodo. Quello con cui ti sei trovato meglio, sia umanamente che lavorativamente? Con Adriano Celentano, il più umano, il più gentile e quello col quale ho legato di più proprio, veramente. Adriano Celentano, è vero che una volta ti ha fatto un massaggio durante... Mi ha fatto il massaggio alla schiena a Cantù. Mi ha messo in una panchina e mi ha massaggiato, perché ero arrivato da Bologna con mal di schiena. E me l'ha fatto passare poi, tra l'altro. Ma eravamo proprio veramente amici. Poi purtroppo non ci siamo potuti incontrare. Chissà che non capiti in futuro. No, perché ognuno per la sua strada. Quindi salutiamolo, dai. Adriano Celentano. Adriano, chissà che non... Adriano, ciao, ma Adriano. Dio buono. Ciao. Cioè, tu ne hai incontrati tanti, tantissimi. Tipo Mike Buongiorno, ce n'è cose di Mike Buongiorno da... Mike Buongiorno, avevamo la soddisfazione immediata, perché lui gli piacevamo molto, allora ci metteva nei quiz, faceva i quiz dei suoi programmi, e io e Mario eravamo nominati sempre. Poi quando era estate ci portava in giro a fare il giro Mike, che era un giro per tutta l'Italia facendo spettacolo. E voi eravate ognuno con la sua macchina? Lui ci faceva trovare anche una macchina, perché c'era lo sponsor. E scusa, è vero, mi ricordo bene che lui voleva venire in macchina con te. No, con me, aveva l'autista. Sì. E invece voleva viaggiare con Mario, perché si fidava di Mario, perché Mario era uno deciso, sicuro in macchina. Si fidava di Mario, per cui lui, quando c'erano le trasferte, si sedeva in macchina con Mario, vicino a Mario, io dietro. E raggiungevamo, per esempio, moltissimo in Sicilia, noi giravamo tutta la Sicilia con Mike Buongiorno. Mike Buongiorno. Io mi ricordo che Mike Buongiorno fumava il sigaro. Sì, fumava dei sigaroni lunghi così, a Havana, erano color verde scuro, ma lo accendeva soltanto quando si sedeva in macchina con Mario. E quando noi viaggiavamo, lui fumava, in modo che così quando arrivava a destinazione l'aveva già finito, perché se lo fumava tutto poi, tra l'altro. E durante lo spettacolo invece, durante le serate, no, la gente anche non perché lo sapeva. Nessuno ha un'immagine di tra l'altro la gente non lo sapeva neanche che lui fumava. Poi una volta litigò con qualcheduno e mi ricordo che gli caddero tutti i sigari per terra in una città della siciliana. Sempre della carriera tua con Mike Buongiorno, sì. mi raccontavi un altro episodio. No, volevo raccontare che una volta lui litigò con l'autista di un pullman, Mike Buongiorno, perché gli ostruiva la strada, sì. E lui era già salito in macchina con me e Mario, sì. E quindi voleva passare e non riusciva a passare, allora uscì dalla macchina, sì, cattivo, dice: io devo raggiungere la località siciliana, devo partire perché questa sera è lo spettacolo, quindi lei sposti il pullman. E questo qua disse: non sposto niente. E allora litigarono e l'autista gli diede un cazzotto a Mike Buongiorno, toccandolo appena, sì, no? Un cazzotto dal pullman. Lo toccò appena, lui crollò in terra come se avesse avuto un pugno da Muhammad Ali, e tutta la stampa parlò di questo fatto. Pensa a questo povero autista. Perché lui era Mike Buongiorno. Era Mike Buongiorno e poi era un dritto, sapeva come far parlare la stampa di sé, e quindi crollò in terra. Mi ricordo che quando crollò in terra uscirono tutti i sigari dappertutto, ogni tasca c'aveva un sigaro. Mike Buongiorno.
E la gente è curiosa, gli piace queste cose, perché dai commenti, mentre prima le prime telefonate erano soltanto un consenso a quello che facevamo, adesso invece ci sono proprio c'è la conferma, perché mi fanno delle domande, mi chiedono delle cose, mi portano come esempio altre cose di altri attori o addirittura cose personali loro, me le scrivono. Quindi è una cosa che ha funzionato alla grande. Allora, mi sono reso conto che fare spettacolo, certe volte, basta poco. Basta avere la voglia di raccontare qualche cosa, perché se per esempio tu mi racconti una cosa della tua vita, io ti ascolto, e se che sia una cosa interessante o che sia una cosa non interessante, diventa importante, diventa bella, perché me la stai raccontando, me la stai dicendo. Quindi diventa una confidenza, non lo so cosa, però diventa importante le cose della tua vita, come della vita di tutti se ci mettiamo a raccontare. Quindi, e in quel modo lì, tra l'altro, si fa anche teatro. Perché si fa teatro? Perché quando racconti una cosa, no, non è che ti limiti a dire è successo nel 1900, hai delle reazioni che portano alla risata, portano al commento positivo di questa cosa. Questa è una novità. Magari la si romanza anche un pochino, No, io non romanzo niente, io dico la verità e basta. Soltanto che certe volte insisto sul fatto di essere un po' suonato, perché quella cosa fa ridere, cioè il personaggio che è un po' ritardato, che certe cose non le capisce quando lui, per esempio, non so, lui mi becca mentre sto andando a fare la spesa. C'ho il foglietto della spesa che mi ha dato Giusi, che mi ha dato mia moglie. Foglietto della spesa, prendo la borsa della spesa e mentre sto per uscire lui mi fa una domanda. Dove vai? Vado alla spesa, a fare la spesa. Devo pigliare l'acqua, devo pigliare il pane, devo pigliare il dentifricio. E quando ci vai? Adesso sto andando. Aspetta che ti devo fare una domanda. No, devo andare a fare la spesa. Prendo la porta, pum, chiudo la porta e me ne vado. Ecco. Questa cosa fa ridere la gente, è una scenetta. Diverte la gente. Diventa una scenetta. Da quanti anni è che tu fai cinema, televisione, teatro o quant'altro? Per quanto riguarda il teatro, quello che è salire sul palcoscenico, cantare, recitare, eccetera, sono veramente tanti gli anni. Perché la prima serata l'ho fatta in un teatro di periferia a Bologna, che si era sperduto in alcune stradette di campagna fuori città addirittura, era un teatro parrocchiale, il teatro della chiesa di Via Fossolo, che adesso è un quartiere particolarmente elegante di Bologna. E allora il primo spettacolo l'ho fatto lì nel 1955, quindi fate voi. Ero un ragazzino, sì. E circondato da ragazzini, sì. Mio fratello Mario era con me come sempre, e quindi ho iniziato da lì, e facendo uno spettacolo con grande impegno, e naturalmente come le cose, quando le cose vanno bene viene la voglia di buttarsi ancora in avventure dietro, una dietro l'altra, una dietro l'altra. Studiavo ancora, ero ancora studente, eppure e ho cominciato in quel modo là e sono andato avanti per tanti anni, finché un colpo di fortuna mi ha portato in televisione, e la televisione e il cinema è cominciato nel 1970. Ci racconti l'aneddoto del tuo berrettino? Questo è recentissimo. Questo è recente. Mi sono comprato una macchinetta per tagliare l'erba, di quelle che ci si va sopra, bellissimo, non è un trattorino, è proprio un tagliaerba, però ci si va sopra, perché non ce la faccio più. E allora ero su questo trattorino uno di questi giorni qua passati, c'era un sole pazzesco, avevo il berrettino in testa come sempre, io porto sempre questo berrettino, un berrettino così, avevo il berrettino, poi a un certo punto ho detto aspetta che me lo levo, allora ho fatto la curva, qualcosa, ho levato il berrettino, ho buttato il berrettino e poi ho cominciato a tagliare l'erba, taglia l'erba, a un certo punto ho notato che in mezzo all'erba c'erano dei pezzi di roba che non so,
Da dove venivano? Cosa è venuta Giusi, che è mia moglie, che intanto in cucina preparava i panini, di che è venuta lei, ha buttato fuori qualcosa. Beh, mi sembrava così strano che Giusi buttasse via delle cose. Ma cosa sono? Tutti i pezzettini, un pezzo qua, un pezzo là, eccetera, eccetera. E allora sono sceso e ne ho preso un pezzo e ho preso una visiera. Ho preso una visiera e ho detto: questa è una visiera di un berrettino. Io me l'ero scordato, capellino. Sono passato sopra con la familiare, macchina. Familiare. Ci sono passato sopra con la macchina, l'ho tritato in tanti pezzettini così. E allora poi mi sono messo a raccogliere un'altra volta. Niente. Questa è una cosetta da poco, però chissà perché la vostra attenzione era particolarmente attratta da questo mio racconto. Si pensava chissà dove va a finire. È andata a finire che ho buttato via un cappellino. E ecco, ti ricordo che l'avevi perso? No, però mi ero dimenticato che l'avevo gettato, perché poi nel frattempo, passando vicino al capellino, l'erba che spara la macchinetta l'ha quasi coperto del tutto, per cui io poi per fare una pulizia come si deve, siccome vedevo che c'era una montagliella un po' più alta, sono passato là sopra per levare lei e sotto c'è il berrettino, ho livellato tutto. Io devo fare una domanda. Io ho letto fine anni 70 un libro di Mario Pippo, quindi voi fratelli, un libro simpaticissimo. Volevo sapere quanti libri hai scritto. Io innanzitutto ci tengo a dire che non sono uno scrittore, assolutamente, però come racconto le cose sul palcoscenico, così mi piace appuntarmele per tenermele per ricordo e quindi è per lasciare un ricordo soprattutto ai miei figli, che sentono parlare sempre di questa famiglia numerosa, strana, che era la mia famiglia, e così gli ho raccontato, ho messo per iscritto la storia della mia famiglia. E il libro si chiama La bicicletta dalle gomme piene, questo è il primo libro che io ho scritto. Poi ci ho provato gusto, visto che le cose andavano bene, che il libro era venduto. Tra le cose di Mario, perché Mario purtroppo se n'è andato così all'improvviso, mi ha lasciato da solo. E allora io ho messo a posto le cose sue, sto mettendo a posto le cose sue. Ho trovato una borsa grande così, una borsa, una tracolla, una borsa piena di fogli di carta, belli e brutti, con delle scritte, degli appunti. Lui faceva appunti, come gli veniva in mente una cosa, lui scriveva questi appunti che erano tutte battute, oppure scenette. Una scenetta comincia così: c'è un signore seduto in macchina, che la macchina si è rotta, e allora il signore è seduto in macchina, ma è in inverno, quindi la macchina è fredda e lui ha freddo, e a un certo punto si avvicina un vigile urbano che vede questa macchina piazzata in mezzo alla strada, bussa al vetro, questo signore tira giù il finestrino e dice: dica. E il vigile dice: bollo. E lui risponde, il signore dice: beato lei, io ho un freddo della Madonna. Queste battute che lui scriveva, ne scriveva a migliaia, le metteva tutte insieme, poi c'è tutta una scena, poi è venuta fuori una scenetta che lui scriveva anche, no? La scenetta di questo vigile urbano con questo signore, e ne vengono fuori mille di queste battute. Un'altra cosa che ho trovato questa guardate quante battute, che adesso poi le ho scritte al computer, perché col computer ci so fare, so scrivere. E allora mi sono scritti tutti questi fogli di Mario, me li sono scritti, e allora ho guardato: raccomandata al cimitero, avviso di giacenza, mezza stagione, stag. Si possono fare mille scenette con queste qui. Lui non faceva altro che scrivere tutto quello che gli veniva in mente, no? La spaccata nella danza, ballerina rotta, mezza cartuccia, cacciatore povero in canna, spia dell'olio, albero d'ulivo, braccio di ferro, prova di forza a base di spinaci. Cioè, erano tutte cose che lui scriveva così, e quel libro lì è pieno di queste battute così. Del 70, è del 70, 73, 74, quel libro lì. Lui ne ha scritti 4 o 5 di questi libri qua.
E io invece ne ho scritti due della storia di casa mia, ma così sono divertenti, racconto diverse cose divertenti. Ecco.